Allora, ciao. Allora non c'è nessun quarantenne. Volevo pagargli da oltre il gelato anche una pizza, ma è andata bene per me. La stessa. Sul foglio che vi verrà dato dopo c'è scritto anche questo: sulle strade del mondo, in amicizia tra di noi e con il Signore Gesù. E quindi buon pomeriggio, buona camminata, buona corsa. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Si parte! Sì, ma adesso vedrai che dice la torta. Vieni che parte a Malenta, che è arrivata la rotonda. Allora
ma te non hai corso. Uffa. Bamboline! Se non c'è la macchina, c'è in macchina. No, no. Santé, les générations futures et les générations passées. Allora, Bonfa, come è andata la corsa che ti ha visto arrivare al secondo posto? No, bene, dai, diciamo, bella partenza, abbiamo tenuto il primo per circa 6 chili, 3/4 di gara, dopo alla fine andava troppo forte, non ho dovuto mollarlo,
Ma chi era il tuo antagonista? Giovanni, che è quello che ha vinto, che ha fatto una grande prestazione. E il momento più difficile? La discesa verso Villa Gorizia, infatti è lì che l'ho perso. Tra l'asfalto che era pieno di sassi si rischiava anche di cadere tutto, tra che ormai le forze stavano finendo, così ho dovuto mollarlo. Ma sappiamo che tu sei un campione anche di ciclismo. Mi puoi dire le differenze tra il ciclismo e la corsa campestre? Il ciclismo è più facile, diciamo, perché almeno in discesa puoi prendere un attimo di fiato anche in pianura, mentre la corsa campestre sei sempre su a tutta, devi sempre tirare sia in salita che in discesa. Ma sei soddisfatto della tua prestazione? Sì, sì, tanto l'allenamento che ho fatto, che alla fine non era tantissimo, diciamo che era il meglio che potevo ottenere. Ecco, ma per una prestazione del genere, quale dieta segui? Ho fatto colazione alle 10, coniglio in salmè a mezzogiorno con una fetta di polenta, una barra di cioccolato prima di partire e niente, ristoro, sono passato via dritto. Quindi praticamente hai snobbato il tè di Ornella? Sì, l'ho snobbato. Ma perché non ti piace o...? No, perché non avevo tempo di fermarmi, sennò rallentavo la digestione. Cioè, se no arrivavi il secondo? Sì. E quando sei arrivato? Secondo. Ecco. Fai un saluto e concludiamo l'intervista. Ciao a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Allora, intervistiamo Giovanni, che è il primo classificato in questa 40ª edizione dell'Ottobrina. Raccontaci un po' della tua gara, com'è stata, i momenti salienti, insomma. È stata difficile, cioè molto difficile, perché Bonfa era veramente forte, però alla fine sono riuscito a distanziarlo dopo molti tentativi e ce l'ho fatta a creare quel piccolo spazio che mi ha permesso di vincere. Ecco, ma in quale punto della gara hai capito che potevi vincere? Verso la fine, quasi alla fine dell'ultimo pezzo sterrato, quando sono riuscito a dargli i primi 10 metri di distanza. E poi Bonfa, ho visto che ha mollato e sono riuscito a guadagnare altro terreno. Ma tu sei partito per vincere questa gara o è stata una sorpresa? No, il mio obiettivo è sempre vincere contro qualsiasi avversario. Ecco, come preparazioni hai fatto qualcosa di particolare? No, niente praticamente. Ma ti alleni normalmente? Faccio solo qualche vasca di nuoto alla settimana. Ecco, e segui una dieta particolare? No, mangio di tutto. Bene, volevo chiederti un'altra cosa, dedichi questa tua vittoria a qualcuno? A tutti i miei amici. Ecco, puoi salutare qualcuno, qualcuno che ti è più caro? Saluto tutti. Grande ciao e speriamo di vincere la prossima. Tommaso, questo per te. No, prendilo. Dai, è tuo, bravo. I'm searching out for you, baby.
se tu eroe delle.